porto subito nel farvi vedere lo smartwatch smontato, dove la prima apertura è stata veramente un'impresa. Non riuscivo a aprire lo sportellino posteriore. Qui sulla sinistra troviamo una micro SD da 512 MB, che è già compresa nella confezione, e qui ho inserito la mia SIM, micro SIM. Qui la batteria da 380 mAh, che purtroppo, oltre a essere veramente piccolina, ha anche una durata veramente misera. Si arriverà a sera a fatica, utilizzandolo normalmente con notifiche WhatsApp, messaggi. Alle 7 di sera mi si era già spento. Quindi batteria sicuramente da riguardare. Andiamo ad accenderlo, dove abbiamo anche una piccola canzoncina all'avvio. Vi dico velocemente un po' le caratteristiche del prodotto. Intanto questo smartwatch Funtime SW07, prima mi ero dimenticato, soprattutto la micro SIM si collega solo in GSM, quindi nessuna connessione UMTS. Comunque ha un Bluetooth 2.0, la RAM da 128 MB, 64 MB di memoria interna espandibile con micro SD fino a 32 GB, il display da 1,56 pollici con pixel di 240x240, anche se la visuale laterale non è proprio il massimo. Comunque, questo è l'unico tasto fisico che abbiamo. Questo lo schermino con fotocamera e microfono, lateralmente l'entrata micro SD e anche qui dietro c'è lo speaker. Al momento non sono collegato a Bluetooth, ho solo la SIM inserita, dove questi sono i vari orologi personalizzabili che andando a premere li andremo a cambiare. E per uno sblocco faremo uno swipe dall'alto verso il basso. Potremo effettuare una chiamata. Vi faccio subito sentire chiamando il 190. Se riesco a premere. Chiamata chiede locale o Bluetooth. Se abbiamo il telefono collegato possiamo chiamare con il Bluetooth. Beh, il volume è veramente basso, anche se saremo fuori all'aperto dovremo tenere proprio l'orologio vicino all'orecchio perché non è proprio il massimo. Andando nel menu, comunque possiamo vedere i messaggi, scrivere un messaggio e si aprirà una tastiera numerica che possiamo anche attivare il T9 e comunque qua al momento non è attivo, se riesco anche a cancellare volendo. Il touch all'inizio sembrava molto buono, con un ottimo feedback e tutto, invece quando andremo a cercare di premere i tasti piccoli faremo molta fatica. Ritorniamo nel menu, comunque abbiamo la rubrica, il registro chiamate, le notifiche dei messaggi che riceviamo sul telefono tramite Bluetooth. La cattura da remoto, possiamo aprire la fotocamera del nostro smartphone e premendo il tasto scattare una foto. File manager, che vediamo quello che abbiamo all'interno della memory card. Le immagini scattate, dove vi faccio vedere le foto. Non sono veramente il massimo, sembra soprattutto una fotocamera VGA, anche se nei dettagli del prodotto dice 2 megapixel. Non penso proprio. Il calendario, possiamo mettere l'allarme, la calcolatrice, il registratore vocale, la camera sua integrata, dove provo a farvi vedere. Insomma, non è veramente il massimo.
Touch funziona quando gli parla lui. Un audio player che, se mettiamo degli MP3 sulla micro SD, i vari modi d'uso, diciamo. I contapassi, che se noi lo avviamo e iniziamo anche a scuotere, dopo un po' inizierà a segnarci passi, quindi direi veramente scarso. Torniamo indietro. Possiamo monitorare il sonno, sedentary reminder, se siamo troppo pigroni possiamo impostare ogni quanto risvegliarci, e altri software, browser, ma praticamente proprio inutilizzabili. Quando riceveremo, per dire, una notifica di WhatsApp, vedremo appena appena la prima riga e non potremo rispondere, potremo solamente rispondere agli SMS che riceviamo sulla SIM. Vi faccio vedere velocemente le impostazioni, dove il linguaggio non esiste italiano. Possiamo mettere modalità aereo e cambiare altre impostazioni. Insomma, un prodotto da veramente 30 euro, anche se la qualità estetica è molto buona, la batteria assolutamente bocciata, ma comunque potrebbe essere un accessorio se non volete spendere tanti soldi per uno smartwatch. E io, che sono un possessore di LG G Watch, che mi trovo molto bene e mi dispiace molto non ricevere altri aggiornamenti da Google. Insomma, questo G Watch me lo tengo stretto, e invece questo smartwatch mi sa che lo abbandono. Se volete qualsiasi altra informazione, contattatemi pure qui sotto, e a presto su YouWin Blog.